Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, questa sera abbiamo qualcosa da dire, e non solo per la nostra società ma anche per quello che sta avvenendo negli ultimi minuti nel nostro campionato, cioè ovvero nel campionato di Serie B, e stiamo parlando del Pordenone. Bene, ma andiamo per gradi. Io stasera volevo fare questo video per analizzare per meglio i gol realizzati dal Pisa, perché tanti mi hanno detto ma Beruato. Allora, e ora noi andiamo ad analizzare bene bene i gol che il Pisa ha fatto all'Alessandria, e così vediamo come si sono, diciamo, nel dettaglio svolti i gol. Perché sì, è vero, Masucci, è vero, Luca, per carità, ma c'è stato anche un lavoro dietro da parte del nostro terzino sinistro. Ci tengo, insomma, a puntualizzare questo. Bene, abbiamo detto, allora, intanto per incominciare, abbiamo visto che Knaster ha iniettato altri 5 milioni, quindi la Capo Calcio, che controlla Pisa Sporting Club, ha iniettato ulteriori 5 milioni. Quindi per un totale, da quando il Sporting Club è stato rilevato da Knaster, per un totale di 30 milioni. Beh, quindi voglio dire, una discreta cifra che dovrebbe andare a non solo a rifinito il calciomercato, ma anche quello che sarà il centro sportivo di Gagno, e in più la costruzione dello stadio, la ristrutturazione della nostra Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconitani. Bene, questo è giusto per puntualizzare, tanti lo sapranno, ma è giusto tanto per mettervi a conoscenza, per chi non lo sapesse, che sono stati iniettati altri 5 milioni, ripeto, per un totale di 30 milioni. Ok, a posto. Allora, stavamo dicendo di andare a vedere come si sono sviluppate le reti del Pisa Sporting Club. Va bene, allora intanto vediamo la prima, ecco qua. Allora, la prima sostanzialmente, vedete, no? Io ho fatto uno schema. Allora, Beruato prende palla da un rinvio di un difensore, quindi scarta un altro difensore, dopodiché passa a Marsura, poi di prima intenzione vede appostato bene Luca, passa la palla e Luca insacca. Ecco, quindi sostanzialmente l'azione si svolge fondamentalmente Beruato prende palla sul rinvio di un difensore, quindi la passa a Marsura, che a sua volta la passa a Luca e Luca insacca. Ecco, questo è quello che è avvenuto nella prima rete. Quindi il nostro terzino sinistro ha innescato l'azione del gol. Questo è per quanto riguarda la prima rete. Ok, benissimo, veniamo a noi. Questo è per quanto riguarda la prima rete. Quindi avete visto che fondamentalmente, sostanzialmente, l'azione parte da Beruato. Beh, adesso andiamo ad analizzare la seconda, che la seconda è stata veramente una chicca. Allora, ecco qua, siamo di nuovo sul campo da calcio. Vedete, Nicolas rinvia su Beruato di prima a Masucci, spalle alla porta, cosa fa? Prende e fa la sua rovesciata, quindi palla rovesciata indirizzata a Luca, quindi una rovesciata precisa. Luca prende palla e quindi avanza e insacca nella porta avversaria. Quindi avete visto, tre passaggi, una rete. Anche in questo caso azione innescata da Beruato, che riceve ovviamente palla dal nostro portiere Nicolas. Beh, ecco fatto. Ecco, questo era giusto, ecco perché io nel video precedente ho elogiato Beruato, perché fondamentalmente le reti, come abbiamo visto, abbiamo analizzato,
Purtroppo, ragazzi, i video non posso metterli perché sennò, sapete, mi segano il video e quindi niente. Però, insomma, abbiamo reso l'idea con lo schema. Quindi, Beruatto fondamentalmente ha innescato le due azioni. E secondo gol, azione veloce, passaggi di prima, e quindi, insomma, abbiamo colto di sorpresa la difesa avversaria. Ecco perché, ripeto, io ho detto bravo più volte a Beruatto, il nostro terzino sinistro. Beh, poi che dire più? Io volevo, ecco, farvi vedere il nostro Nicolas, due partite, 180 minuti giocati, 0 gol subiti. Ma non solo Nicolas, ovviamente tutta la difesa, chiaro. Però Nicolas ci ha messo del suo, sia con la Spal e sia con l'Alessandria, per quelle azioni, insomma, che poi da fuori area hanno innescato i tiri. Quindi è stato bravo Nicolas a, insomma, a rendere le reti inviolate, ma non solo lui, ripeto, tutta la difesa. Bene, io poi volevo dire questo, ecco, io volevo, vi volevo far vedere la classifica a questo punto, la classifica dopo la seconda giornata. Quindi troviamo Brescia, Cittadella, Ascoli, Pisa a pieni punti, quindi 6 punti, Frosinone, Regina, Parma, Monza 4, Spal, Benevento, Cremonese, Perugia 3, Como 2, Crotone, Lecce 1, chiudono l'Alessandria, la Ternana, il Cosenza, il Vicenza e il Pordenone. Questa è la classifica alla seconda giornata. Ecco, in definitiva è sempre presto, no? Per dire chi va, chi viene, chi resta, è sempre presto. Però il Pordenone, la società del Pordenone, ha deciso di far fuori Massimo Pasci. Quindi l'allenatore è già saltata la prima panchina. Dopo due giornate, la prima panchina a saltare è quella del Pordenone, che ricordo ha preso 5 reti dalla Spal. Quindi la società, insomma, ha perso la prima contro il Perugia e poi di una lunghezza, insomma, e poi ne ha presi 5 con la Spal. Quindi la società ha deciso di far fuori Pasci, insomma, e prendere Rastrelli, quindi nuovo allenatore del Pordenone, Rastrelli. Io, una battuta, forse la cosa è un po' prematura, ma probabilmente la società ha deciso così. Bene, ragazzi, io era giusto per analizzare l'aspetto delle reti che il Pisa è andato a, insomma, a concretizzare contro l'Alessandria. Perché io ho detto che secondo me Beruatto ha fatto un'ottima prestazione da quando è entrato. Quindi, insomma, ecco. Beh, niente, giusto per questo, giusto per analizzare con voi le reti. Se vi è piaciuto questo video e vi è piaciuta la, diciamo, quello che ho detto e come ho analizzato insomma, le azioni della rete, mi raccomando, commentate se vi è piaciuto, se vi piace o se volete che poi magari in futuro vengano commentate. Bene, ragazzi, che dire più? Niente, io andrò a Terni, sempre nella speranza di trovare i biglietti. La volontà è quella di andare a Terni, quindi poi magari col video uscirò in ritardo, sempre se trovo i biglietti, perché insomma purtroppo regime Covid 50%, insomma, via discorrendo, quindi non lo so se riuscirò, speriamo di riuscire a recuperarli per la partita contro la Ternana. Bene, quindi se non esce il video subito è chiaro che perché sono a Terni. Bene, ragazzi, io mi fermo qua per questa analisi. Vi ricordo che la live andrà o il 6 o il 7, quindi mi raccomando, state sintonizzati, poi io farò le varie locandine eccetera eccetera.
Bene, per questo video io mi fermo qua. Mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!